L'ottava e ultima tappa della Vuelta Tacira. Si andava da San Cristobal a San Cristobal per 116 km. San Cristobal famosa perché nel 1977 Francesco Moser vinse il suo mondiale davanti a Thurau e Bitossi. Ultima tappa, metà di Diemer Shan della Trofeo per su Ibarra a 11 secondi e Jorge Abreu. Quarto Becerra, quinto Camp, sesto Alarcón, settimo Hoenig, ottavo Gandin, nono Mora, decimo Barrero. Per quanto riguarda la classifica generale, ha vinto Ronnie Campos 3 volte, 2020, 2021, 2022. Secondo Becerra, terzo Merchan, che con la vittoria è riuscito anche ad andare sul podio per 6 secondi, battendo Abreu. Quinto Perez, sesto Suesca, settimo Mora, ottavo Cagno, nono Alba e decimo Paredes. Per quanto riguarda la maglia verde abbiamo Quevedo con lo stesso punteggio di Merchan, però vince Quevedo la maglia verde. La maglia Com, a Poix, potremmo dire per scalatori, ha vinto a Campos, Suesca e Alarcón. La maglia di miglior giovane è andata a Rojas e il miglior team è stato il Deportivo Táchira. Ladrone Opera e la Fundación Ángeles Hernández. Brevi appunti. La diarchia venezuelo-colombiana è stata netta fin dalla prima tappa. Campos poi dalla quinta tappa in poi ha dominato la Vuelta. I venezuelani, oltre a Campos, hanno anche il secondo posto con Becerra, il quarto con Abreu, il settimo con Mora e il decimo con Paredes. I colombiani, invece, oltre al terzo posto di Merchan, hanno il quinto di Perez, il sesto di Suesca, l'ottavo di Cagno e il nono di Alba. Il primo europeo è Reunier Hoenig, 14° a più di 11 minuti dal vincitore. Ovviamente è una corsa prettamente sudamericana. Forse ci si aspettava di più dalla Drone Opera, oltre al terzo posto di Merchan e le vittorie. Non ha fatto molto altro la squadra di Gianni Savio. Le vittorie per gli europei sono arrivati solamente da Rajovic durante la seconda tappa, quando ha spodestato Colon dalla maglia di leader della classifica.